In questi giorni l'amministrazione comunale ha deciso di istituire il parcheggio a pagamento anche per i motorini. Una scelta scellerata di questa amministrazione che, come al solito, ha dimostrato di non essere attenta alle esigenze reali del territorio, di cittadini, di imprenditori e dei turisti che si accingono a scegliere il nostro paese per le proprie vacanze. Una decisione che penalizza gli imprenditori, penalizza i commercianti, penalizza un po' tutto il comparto turistico e commerciale, soprattutto quello di Via Marina e quindi nei pressi del centro storico di Forio. Purtroppo questa amministrazione sta dimostrando per l'ennesima volta di pensare solo ad incassare. Soldi che servono purtroppo non per il bene del paese, ma per andare a rimpinguare le casse comunali per esigenze diverse da quelle che sono le esigenze reali del popolo, della gente. Infatti, se andiamo a vedere, servono sempre, continuamente, soldi, fondi per le casse comunali per accontentare parenti ed amici che con il comune di Forio fanno fortuna ormai da anni. Ci auguriamo che ci sia un cambio di rotta, ci auguriamo che si ravvedano su questa decisione, anche perché alcuni consiglieri comunali di maggioranza, come ad esempio Gianna Galassi, il consigliere Galasso, si sono dimostrati apertamente contrari, sia con dichiarazioni che per strada, parlando con la gente, hanno manifestato il loro disappunto su questa scelta. Quindi ci auguriamo che l'amministrazione si ravveda e soprattutto che sia più attenta alle reali esigenze del territorio. Non possiamo continuare ad ignorare lo stato in cui versano tutto il territorio, che sembra completamente abbandonato. Si concentrassero un po' sui problemi seri e iniziassero un po' a mettere in campo azioni che, invece di danneggiare i commercianti, li aiutino a superare questo grave momento di crisi.